Tre giorni dedicati alla natura, al divertimento e allo sport. Aprirà i battenti domani la quarta edizione della Festa del Mare organizzata dalla WISP Campania in collaborazione con il Comitato WISP di Salerno, la Provincia di Salerno, il Comune di San Giovanni a Pilo e la Lega Navale Italiana. In programma fino a domenica 2 luglio a Scario, località turistica del litorale cilentano. Un format ormai collaudato, quello che da 4 anni vede la carovana giallo-verde della WISP popolare per un intero fine settimana alcune tra le più rinomate spiagge della provincia di Salerno, con l'obiettivo di promuovere il territorio attraverso attività sportive e ricreative. Domani, a partire dalle ore 11, si terrà la cerimonia d'apertura del villaggio sportivo, allestito a Piazzale Margherita di Scario, con i tradizionali saluti delle autorità. A seguire, spazio alle attività sportive e formative, che in questa edizione saranno davvero numerose: windsurf, vela, canoa, canottaggio, escursioni, subacquee, beach volley, beach tennis, pallanuoto, vuoto, attività ludiche tradizionali, tiro con l'arco, trekking e arrampicata sportiva. Sabato, in occasione della quarta tappa del campionato regionale a squadre open water di nuoto e mezzo fondo 2017, prenderà il via il primo trofeo di nuoto in acque libere Golfo di Policastro WISP. Evento natatorio si svolgerà presso la spiaggia Prima Punta. Nell'oasi marina protetta partiranno le gare da 800 e 1500 metri. A seguire, nel primo pomeriggio, a dare spettacolo nelle acque del mare del Golfo di Policastro, saranno i velisti protagonisti della prima edizione della Rotta al Tesoro. Spazio poi al villaggio sportivo in località Giardino, la gara di tiro con l'arco. In serata alle ore 19 presso la piazza Immacolata del lungomare Marconi andrà in scena il convegno Vivere il mare, lo sport per tutti e le buone pratiche a tutela dell'ambiente. La serata si chiuderà con le premiazioni delle gare di vela, beach volley, beach tennis e tiro con l'arco, con un buffet di prodotti tipici locali, intrattenimento musicale offerta dalla sezione di Scario della Lega Navale Italiana. Domenica 2 luglio, giornata conclusiva della Kermesse del Mare, sarà incentrata su attività promozionali di trekking con passeggiata sul mondo in Bulgaria e sul windsurf.